Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema al latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 2 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono latte intero, panna fresca ben fredda, zucchero semolato, vanillina, miele e farina 00. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta riposizionando in frigo la panna che ci servirà successivamente. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la vanillina, il farina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi. A velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo il latte. E il miele. E facciamo cuocere per 7 minuti a 90 gradi, velocità 4. Trasferiamo la crema in una ciotola capiente, copriamola con pellicola trasparente a contatto e lasciamola raffreddare per almeno 2 ore. Dopo aver lavato e asciugato per bene il boccale, posizioniamo all'interno la farfalla. Abbiamo ripreso dal frigo la panna, la versiamo. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby a velocità 3,5 senza tempo. Arresteremo il bimby quando la panna sarà ben montata. Fermiamo il bimby. La panna è montata, trasferiamola nella ciotola con la crema al latte. Abbiamo ripreso la crema, adesso con l'aiuto di una spatola versiamo la panna. Adesso, con l'aiuto di un cucchiaino, andremo a incorporare la panna con la crema. La crema è ben amalgamata, può essere degustata come crema al cucchiaio, o essere utilizzata per riempire bignè e graffen o farcire torte. Andiamo a impiattare. Crema al latte. Grazie e alla prossima ricetta.